Ma io intanto rivolgo un saluto a tutti i compagni, al compagno Procaccini, al compagno De Angelis, a tutti i compagni che sono qui presenti, il compagno Moro, la compagna e le compagne. Volevo solo prima di aprire questa breve, spero, introduzione, dire che io ho tentato di dare un contributo su alcune questioni di merito per cercare di capire come i comunisti che sono qui presenti, ma non solo ovviamente, nello progetto della ricostruzione del Partito Comunista dal Mezzogiorno possono dare un contributo e possono tentare di, come dire, caratterizzare questo elemento che a mio avviso diventa un elemento fondamentale e come elemento che può essere la base di una ricostruzione. Io credo che noi dobbiamo sapere che in questo territorio diseguaglianze, disparità e ingiustizie sono cresciute enormemente. E, come dire, solo una propaganda leghista becera può negare l'evidenza. La recessione di questi 7-8 anni è stata pesantissima, ma noi dobbiamo dirlo perché talvolta c'è un senso comune che nega pure questa evidenza. In questa recessione è stato il Sud a pagare il conto più salato, non è il contrario. Tutti gli indicatori che riguardano la vita economica, sociale, civile, ci attestano questo. Io non voglio adesso fare l'elenco, i numeri, dalla disoccupazione all'impoverimento, al reddito, al PIL, insomma sarebbe lungo l'elenco e ce l'abbiamo presente tutti, di quello che oggi rappresenta una fotografia di un mezzogiorno degradato, impoverito, disoccupato e nel quale non c'è alcuna prospettiva e alcuna speranza. Tenete conto che una cosa voglio dirla: molti dicono che se continua così, fra 20 anni il Sud nel suo complesso sarà un territorio desertificato, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista sociale, perché sarà un territorio invecchiato. I nostri giovani se ne stanno andando. Nel 2013, l'ultimo dato ufficiale che conosciamo, 116.000 giovani hanno lasciato il Mezzogiorno, cioè siamo a una, come dire, emigrazione di ritorno che non è più l'emigrazione delle braccia, l'esodo biblico che ha riguardato il sud dell'Italia dall'unità d'Italia in poi e che ha interessato, questi sono i dati storici, 28 milioni di persone, perché questi sono stati con un popolo che se n'è andato dal Mezzogiorno nel secolo passato. Ora torna l'emigrazione di quelli che hanno studiato, di quelli che hanno una laurea, di quelli che hanno una capacità professionale, del capitale umano, del capitale sociale che si è formato nel Mezzogiorno e che da questo punto di vista non ha più la possibilità e non trova qui uno sbocco occupazionale, la possibilità di esercitare la sua professione, di far valere le sue competenze, che poi però appena si sposta da un'altra parte diventa un luminare, diventa un punto di riferimento, è in grado di esprimere capacità che sono spesso appaiono assolutamente impensabili, perché qui non c'è la possibilità di metterle in evidenza. Allora, da questo punto di vista, io credo che questi dati noi dobbiamo avere la capacità. Prima Giacomo diceva: vogliono fare il Ministero del Mezzogiorno. Io dico che se continua così sarebbe un ulteriore processo di ghettizzazione, una forma, diciamo così, nuova di emarginazione che non possiamo accettare. Altro che il Ministero del Mezzogiorno. Bisogna fare un governo per il Mezzogiorno, nel senso che bisogna impostare le politiche complessive, nazionali, per porre al centro questa questione. E poi io dirò perché va posta questa questione al centro. Ma prima, se mi consentite, lo dico, se rispetto a questa, come dire, situazione che abbiamo,
come dire, quello che emerge è che il tentativo che vediamo di risposta è stato negli anni passati uno scippo continuo di risorse. Non ci dimentichiamo che noi fino a qualche anno fa abbiamo avuto un governo, il governo Berlusconi, con ministri Tremonti e Bossi, ce li ricordiamo, che hanno spinto a tal punto sulla leva del drenaggio delle risorse, dello spostamento delle risorse, che hanno spostato oltre 40 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno con i fondi dell'area sottoutilizzati, i famosi fondi FAS, dal sud al nord del paese direttamente, cancellando programmi, investimenti e facendo operazioni. Vorrei dire, qui siamo a Napoli, ma da quanti secoli si parla della Napoli Bari come elemento fondamentale, come un'opera infrastrutturale necessaria allo sviluppo del Mezzogiorno? Poi vediamo che i piani dei trasporti che prevedono, i soldi non ce li mettono e l'80% delle risorse, dei fondi per diciamo, i trasporti, per le infrastrutture, per le ferrovie, sono tutte a noi. In questo governo, piano, ultimo piano del governo Renzi, 80% delle risorse vengono destinate da quella parte. Quindi, come dire, di che parliamo se poi, come dire, le opere e le infrastrutture che servono e che sono necessarie, che non è come prima volevano fare il ponte sullo stretto o cose di questo genere, ma quello che servono invece bisogna farle e presto e bene, invece non vengono finanziate. Si rifinanziano più volte le stesse opere infrastrutturali, poi scopriamo che nel Piemonte ci sono autostrade che non vengono percorse da nessuno, eppure sono costate centinaia di miliardi di vecchie lire o milioni di euro, e però servono a qualche diciamo, personaggio della zona per diciamo, salire agli onori della cronaca. Allora io dico che noi dobbiamo stare molto attenti, perché noi abbiamo dei pericoli davanti. E io non sottovaluterei oggi quello che era il Bossi di ieri, perché certamente l'operazione di Salvini non è un'operazione che va assolutamente messa, diciamo, da parte o considerata, come dire, fallita in partenza. Certo, qua andata a Palermo ha avuto la contestazione, ma io non, come dire, sottovaluterei il pericolo, perché il tentativo di costruire la Lega Nazionale, perché questo è, diciamo, al fondo l'obiettivo, è molto insidioso. Loro praticamente fino a ieri dicevano i terrori, i mafiosi e come dire, quelli che rubavano i soldi, Roma ladrone, eccetera eccetera. Oggi non c'è, questa cosa l'hanno messa da parte, la mettono sotto cenere, ma se la prendono con quelli che sono diventati, diciamo, gli ultimi che arrivano, cioè gli immigrati, cioè hanno un nuovo nemico e scatenano una guerra tra poveri, e tra i poveri fanno anche consensi e creano fiducia. Allora, da questo punto di vista dobbiamo stare molto attenti. La Lega non la chiamano Lega Nord, vogliono fare la lista noi e Salvini, una cosa del genere, noi con Salvini, e cercano di spaccare il Mezzogiorno. La risposta di sinistra dobbiamo tentare di costruire. Questo è il problema, come dire, che noi abbiamo e di cui in qualche modo dovremmo tentare di occuparci anche in questa occasione, diciamo, per partire con un lavoro, con un tentativo, sapendo che, come dire, segnaliamo un fallimento storico. Io credo che questa cosa dobbiamo sempre ripeterla. Noi siamo oggi a 155 anni dall'Unità d'Italia, ebbene, dopo 155 anni quest'Unità d'Italia è un'unità sulla carta. Il divario tra il nord e il sud del paese, invece che diminuire, è cresciuto enormemente. Io ho detto alcune cose, non ho voluto, diciamo, elencare tutti i numeri e i dati che parlano di questo, ma se andiamo a vedere in tutti i settori dell'economia, della vita pubblica, della società, non c'è, diciamo, settore nel quale questo, come dire, disparità, questa divaricazione non è andata sempre più crescendo. C'è stato un breve periodo, devo dire, non dobbiamo ricordarlo perché probabilmente appartiene alla storia, diciamo, di come si è intervenuto nel Mezzogiorno, quando c'è stato il famoso intervento straordinario nel Mezzogiorno con la cassa e con altre forme di, diciamo, di intervento che hanno prodotto una leggera riduzione di quella forbice. Poi è tutto ripartito. Oggi un intervento sul Mezzogiorno a proposito di politiche è affidato solo ai fondi strutturali europei, che poi
così come vengono gestite, certamente non producono nulla, ma creano solo, diciamo, correzioni clientelari, lobby e affari. Allora, da questo punto di vista, io sono del parere che, insomma, alcune questioni non dobbiamo sicuramente affrontarle in un quadro nel quale mettiamo in discussione il modello che, diciamo così, è stato realizzato ed è stato pensato per il Mezzogiorno, perché un modello per il Mezzogiorno è stato pensato, e certamente un Mezzogiorno che ha 20 milioni di persone fa gola, perché poi sono 20 milioni di persone che consumano, per esempio, e 20 milioni di consumatori, e un mercato di consumatori così importante e imponente, e certamente è, diciamo, utile a certi meccanismi, a certi apparati, al sistema complessivo produttivo, diciamo, del nord di questo paese. Contemporaneamente è un paese nel quale il Mezzogiorno viene relegato a un ruolo subalterno anche dal punto di vista, come dire, degli insediamenti. Se pensiamo che qui si sono fatti tutti gli insediamenti più inquinanti e più nocivi e più tossici in tutte le regioni, qui, come dire, siamo in una terra che viene chiamata la terra dei fuochi, ma poi abbiamo altre realtà del paese dove si fanno i termovalorizzatori, dove si fanno le centrali a carbone, dove c'è l'Ilva Taranto, c'è il MUOS a Niscemi, c'è operazioni che nel sud si fanno dappertutto e che sono tutte dettate da questo unico filo comune, filo conduttore, cioè impianti e iniziative che hanno un carattere devastante per la salute, inquinante per, diciamo, per il territorio, e certamente nocivi, diciamo, che producono scempio e che producono, come dire, situazioni anche pericolose per chi ci abita e ci vive, e che non producono sicuramente sviluppo. La vicenda del Titano, io credo che è prevista anche un'iniziativa prossimamente in quella città, proprio sulle questioni, sul progetto di che cosa si vuole fare in quella, di quello stabilimento, certamente è qui, insomma, tutti i giorni sui giornali, per dire che, come dire, questo è stato il destino che è stato in qualche modo dato, e per il quale si è inseguito un modello che, diciamo, ha fallito in tutti i sensi, se non parliamo, per non parlare poi di quelle che sono state le famose cattedrali del deserto, insomma, tutte le politiche che hanno prodotto nei decenni passati, anche quando allora c'erano gli interventi, diciamo, di carattere pubblico. Da questo punto di vista, io credo che noi dobbiamo fare un grande sforzo per, come dire, sapere che quel modello va superato, ma va superato combattendo anche i mali più antichi che si ripropongono nel Mezzogiorno. Io dico che, da questo punto di vista, il primo grande problema è il tema della disoccupazione, che, diciamo, che soprattutto quella giovanile è, diciamo, a cifre inimmaginabili, 60-70%, cioè che non c'entra niente con la disoccupazione che viene narrata e raccontata a livello nazionale, perché loro ci dicono che c'è una disoccupazione in Italia che ha raggiunto il 31-32%, ma quando si scompone il dato, come la questione del pollo, per capirci, si vede che questa disoccupazione poi nel sud arriva al 70%, probabilmente al nord è al 15%, al 20% massimo, poi mettendo insieme il dato si arriva al 32-33%, ma la scomposizione è il dato che noi dobbiamo tenere presente, perché altrimenti si nega anche l'evidenza e si cancella la, come dire, diversità della situazione, la drammaticità, l'emergenza che c'è nel Mezzogiorno. Se parliamo di redditi, ecco, a proposito anche di questo, i redditi in questo paese sono diminuiti, per esempio, negli ultimi anni, ma come sono diminuiti? Nel Mezzogiorno sono diminuiti del 25% e al nord sono aumentati del 1,7%. Poi sono diminuiti complessivamente i redditi nel paese, ma non si dice questa che è un elemento, diciamo, di verità, se poi si scompone il dato e si tiene conto della realtà territoriale del nord-ovest e del nord-est e di quella che è la realtà del sud. La stessa cosa vale per la disoccupazione, ma per tutto il resto. Quindi, tema vero e tema centrale, lotta alla disoccupazione. Poi vediamo come, la mia idea, insomma, le mie proposte. In questo quadro
tema importante da non sottovalutare, che non può mai mancare in una battaglia dei comunisti, l'impegno contro la criminalità organizzata che diventa sempre più forte e aggressiva nel Mezzogiorno. Hai voglia che si arrestano boss e gregari? Più se ne arrestano e più, come dire, si rincazzano in tutti i territori. Per cui da questo punto di vista bisogna fare cose che finora non si fanno e che non si possono fare se non c'è un'adeguata, come dire, messa a disposizione di mezzi, di strumenti dello Stato, ma non solo dello Stato, anche della politica. E in questo senso io credo che, per quanto ci riguarda, noi dobbiamo porla questa questione di, come dire, fare in modo che anche sul piano della politica si facciano dei salti in avanti, perché l'etica e la moralità nel Mezzogiorno sono, nella politica sono fortemente compromessi. Io non voglio fare, diciamo, voli pindarici da questo punto di vista, ma noi abbiamo un grande problema etico e morale che riguarda le classi dirigenti del Mezzogiorno, che oggi sono anche dentro logiche nuove, che, come dire, segnalano anche appartenenze diverse. Da questo punto di vista è avverto un calo di attenzione e di tensione di fronte a questi fenomeni e la necessità che invece si rialzi la guardia in questa direzione. Io credo che molto spesso anche, come dire, nei confronti dell'azione di contrasto nei confronti delle organizzazioni criminali e mafiose bisogna fare molto di più, perché ci sono troppi sindaci, troppe amministratori collusi, coinvolti, invischiati, troppi comuni sciolti per mafia. E certamente questo segnala uno scadimento complessivo della situazione che esiste e, come dire, mette in evidenza un intreccio sempre più forte, sempre più solido, mette in evidenza il fatto che la 'ndrangheta, la mafia, la camorra sono diventate parte fondamentale di questo Stato. Allora io credo che in questo senso noi dobbiamo, come dire, sapere che alcune cose vanno messe in fila. Noi abbiamo avuto recentemente la nomina della giunta regionale in Calabria. Ora sarà, come dire, bene pure, tre assessori nominati, anzi nominati quattro assessori, uno, il quarto, si è dimesso ed era il ministro della Repubblica Italiana Maria Carmela Lanzetta. Si dimette e non accetta da ministro e non accetta di fare l'assessore regionale perché in quella giunta ci sono tre assessori, tutte e tre indagati. Uno di questi addirittura la squadra mobile di Reggio Calabria aveva chiesto l'arresto per mafia. Ora, in un fa, come dire, ora al di là se sono indagati o meno, se era stato chiesto l'arresto per mafia o meno, il problema che si pone è questo: qual è il livello di etica e di moralità al di là, diciamo, se c'è una condanna o non c'è, se c'è un'indagine o non c'è, se c'è un avviso di garanzia o non c'è, per arrivare a dire, beh, per una questione di opportunità, una volta così si diceva, è bene che, come dire, la giunta abbia un profilo di un certo tipo. Se si abbassa questo livello e se in una giunta regionale, stiamo dicendo, della Calabria, tutti gli assessori hanno un avviso di garanzia e il presidente del Consiglio regionale eletto è rinviato pure a giudizio, aggiungiamo, perché per completezza, allora certamente è un problema e certamente siamo preoccupati quando questo riguarda il Partito Democratico. Perché non è Forza Italia, non è il nuovo centrodestra o l'ex UDC che in qualche modo sono stati in questi anni un elemento di riferimento e spesso, come dire, un ricettacolo di fenomeni di questa natura. E quando riguarda il PD la cosa ci preoccupa. E io lo voglio dire perché certamente non mi aspetterei mai dal Partito Democratico, da cui ci dividono tante cose e nel verso il quale muoviamo tante critiche ovviamente, dal governo Renzi in giù, ma certamente su questo terreno pensavamo, speriamo che ci sia una tenuta, avvertiamo che c'è una caduta, non una tenuta, in questa direzione, che è un punto delicato nel Mezzogiorno, perché espone chi invece continua a battersi e vuole battersi contro
questi poteri contro l'intreccio affaristico politico mafioso, ha diciamo situazioni anche di difficoltà in certe situazioni. Io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo, come comunisti, sapere che questo è un elemento, diciamo così, che rappresenta una bussola, una guida di un impegno dei comunisti nel Mezzogiorno. E poi, qui veniamo al dunque, per la parte che mi riguarda, noi dobbiamo cercare di fare un salto di qualità proprio nell'iniziativa politica e nel progetto. Ora, quando abbiamo detto che, insomma, io ho cercato di dire qual è la condizione soprattutto dei giovani del Mezzogiorno, volevo aggiungere a un punto anche di conclusione di un ragionamento. Io sono convinto che noi oggi dobbiamo dire chiaramente che da questo punto di vista non solo si deve tornare a parlare di questione meridionale, senza paura, senza, diciamo, senza preoccupazione, perché per molti aspetti, come dire, è un tema che non è stato mai cancellato, ma che è scomparso dal dibattito, dal confronto. Addirittura siamo arrivati al punto che nel dibattito e nel talk show si parlava di questione settentrionale, vi ricordate? C'è stata una fase lunga. Ora, come dire, noi io credo che dobbiamo tornare a ribadire questo tema, questa emergenza, ma lo dobbiamo ribadire da un preciso punto di vista, da un'ottica. Questione meridionale come ineludibile questione giovanile. Noi dobbiamo fare questo ragionamento e fare questo nesso forte, sempre di più si rende necessario nella politica nostra dei comunisti, nel Mezzogiorno, sui territori. Dobbiamo tentare di caratterizzare l'elemento, diciamo, della questione meridionale, la novità, come dire, oggi, di un pensiero che in qualche modo si rinnova rispetto, come dire, anche a quello che è stata l'esperienza gramsciana, rispetto alla realtà di oggi. Oggi non c'è più il tema dei contadini del sud, poveri, che si uniscono e si alleano con gli operai del nord. Il tema, a mio avviso, oggi è questo rischio di desertificazione che abbiamo, diciamo, davanti, questo rischio praticamente di impoverimento complessivo che ci riguarda. Rispetto a questo, la risposta io la vedo lì. Vedo, cioè, una grande battaglia che si ingaggia per mettere al centro la questione giovanile come la nuova questione meridionale. Allora, da questo punto di vista, io sono convinto che noi dobbiamo intanto presentare un progetto perché si interrompa subito questo drammatico esodo dei giovani. Noi dobbiamo impedire, dobbiamo fare di tutto perché i giovani non, diciamo, non vengano costretti a prendere la valigia e andare al nord, se va bene, ma ormai neppure al nord, o a Londra, o in Australia, o in altre parti del mondo, per trovare una risposta. E allora, da questo punto di vista, io sono convinto che questo progetto è un progetto che punta intanto a valorizzare questo straordinario capitale umano che noi abbiamo nel Mezzogiorno, ma, come dire, passa dalla possibilità di mettere in campo alcune proposte. Io ho visto che anche in questo senso ci sono state proposte interessanti che non fanno parte, diciamolo subito, del Jobs Act di Renzi, che è tutt'altra cosa. Parlano di giovani per, diciamo, avere libertà di licenziare, ma non per dare una risposta ai giovani. Hanno utilizzato i giovani, come sapete, in un tentativo anche, diciamo, volgare, di mettere i giovani contro i vecchi e viceversa, come se i vecchi prendessero ai giovani in questo paese e non fossero sia i vecchi che i giovani derubati, diciamo, e depredati dei loro diritti, delle loro aspettative, delle loro speranze, dei loro bisogni. Allora, da questo punto di vista, dobbiamo dirlo chiaramente, il Jobs Act, ieri c'è stato un ulteriore passaggio in questa direzione, non va affatto a dare una risposta ai giovani. Invece ci vuole un'altra cosa, ci vuole un piano per i giovani, un piano per i giovani del sud, come elemento di novità. Io non so se basta dire intanto reddito di cittadinanza per tutti i giovani nel Mezzogiorno, ma intanto dobbiamo cominciare a dire anche questo, reddito di cittadinanza per tutti i giovani, perché questo è una precondizione per favorire una possibilità
diciamo, e per andare, poi, oltre. Poi ci sono alcune proposte, il professor Alleva ha fatto alcune proposte interessanti su un piano per quanto riguarda la possibilità di, diciamo, sviluppare e promuovere la, una ripresa della domanda dell'offerta pubblica. Insomma, ci sono idee in campo che in qualche modo possono diventare strumento di una battaglia politica che noi, di cui noi ci facciamo portatori. In fin dei conti noi vogliamo in qualche modo riproporre l'elemento di un nuovo meridionalismo che spazza via anche il vecchiume di una politica e di una polemica che ha visto in questi ultimi anni il Mezzogiorno solo come mera questione criminale, perché questo dobbiamo avere la capacità di metterlo al centro, sapendo che da questo punto di vista insomma, una grande operazione che è stata fatta anche recentemente negli ultimi, dopo l'89 in Germania, non si vede perché in Italia non si possa tentare. In Germania hanno fatto un'operazione straordinaria dopo l'89 con diciamo, la Germania dell'Est, si è fatta un'operazione di unificazione reale, un grande piano di investimenti per la Germania dell'Est, oggi, come dire, le difficoltà, come dire, che esistevano precedentemente, le divisioni, anche le disparità, non esistono più. E si è fatto dal 1989, noi qui stiamo a parlare di questa questione dal 1861, cioè per renderci conto come stanno le cose. Allora, io credo che sotto questo aspetto fare i conti con i mali vecchi di cui ho cercato di parlare, ma che poi sono anche i mali nuovi, che sono la retratezza, il ritardo di sviluppo, il deficit delle infrastrutture, questa dilagante emigrazione giovanile intellettuale, la povertà diffusa e crescente, 40% sotto la soglia di povertà, un sistema produttivo asfittico, un sistema bancario e creditizio ai limiti dell'usura, una pubblica amministrazione inefficiente e burocratica, il fatto che qui ci sono gli insediamenti a più alto tasso di inquinamento e di nocività, la presenza crescente, il peso sempre più grande delle mafie e della criminalità organizzata. Insomma, come dire, tutto questo ci pone il problema di come rilanciamo una battaglia meridionalista che è appunto insieme una battaglia per il lavoro e una battaglia contro le mafie. In questo senso io sono convinto che, come dire, noi comunisti dobbiamo essere sempre più forti e convinti e consapevoli di una cosa: noi siamo nel Mezzogiorno, siamo però parte di un paese che si chiama Italia, noi siamo nell'Italia, non poniamo un problema leghista dal Mezzogiorno, poniamo anzi il problema opposto, poniamo e diciamo che l'Italia può crescere, può avere un futuro se si riprende il Mezzogiorno, se riparte dal Mezzogiorno, non c'è altra speranza per l'Italia, per come è la situazione di stagnazione e di recessione che vive questo paese. O si gioca la carta del Sud, oppure per l'Italia, non per il Sud, non c'è futuro. Allora noi di questa cosa dobbiamo essere intanto consapevoli, noi, e poi avere la capacità di metterla in campo come valore aggiunto di una battaglia politica. Perché noi non parliamo solo al Mezzogiorno. Certamente vogliamo un futuro nuovo e diverso per i nostri giovani nel Mezzogiorno, ma sappiamo che questo futuro diverso e nuovo dei nostri giovani nel Mezzogiorno è un valore aggiunto per l'Italia, perché altrimenti non c'è futuro per questo paese. Una volta, quando dopo Maria Mazzini ha detto una cosa che, diciamo, io mi sono permesso di riportare qui, che era profetica. Mazzini aveva detto: l'Italia sarà ciò che il Mezzogiorno sarà. Allora, se il Mezzogiorno sarà desertificato, l'Italia non ha prospettiva. Se il Mezzogiorno si riprende, se i giovani di questo Mezzogiorno, invece di prendere il prossimo anno in 100.000 la valigia e andare da un'altra parte, avranno una possibilità, un'occasione, un'opportunità qui, allora probabilmente ci sarà una occasione, diciamo, e diciamo un elemento di novità. Allora io dico,
quello che serve al sud serve anche al nord di questo paese, perché serve all'Italia nel suo complesso. Io credo che di questo dobbiamo essere convinti, quindi non facciamo un ragionamento localistico, particolaristico, come dire, provinciale, facciamo un ragionamento che dal Mezzogiorno vuole parlare all'Italia e vuole dire appunto: noi comunisti italiani, noi comunisti meridionali, pensiamo che non c'è futuro per l'Italia se non c'è un'attenzione nuova, una politica nuova verso il Mezzogiorno, se non c'è lo sviluppo del Mezzogiorno. In questo senso sono convinto che noi dobbiamo promuovere un grande piano di investimenti pubblici verso il Mezzogiorno, rilanciando l'intervento pubblico nell'economia, aumentando la presenza e l'impegno finanziario dello Stato verso il Mezzogiorno, perché questa è la priorità che va introdotta se si vuole davvero voltare pagina, intervenendo seriamente e concretamente per ridurre il divario tra il nord e il sud e per rilanciare la crescita dell'intero paese. Io dico che noi dobbiamo pensare a un grande nuovo flusso di investimenti pubblici per il Mezzogiorno. In questo senso io credo che noi comunisti dobbiamo essere promotori di un progetto per il Mezzogiorno del XXI secolo, un progetto che sia fondato su un New Deal per il Sud. Questa parola inglese la uso perché evoca, diciamo, un'altra storia, un'altra vicenda, però io credo che di questo abbiamo bisogno. Proprio in tempi in cui si parla di austerità e di rigore, noi dobbiamo dire che dal Sud e per il Sud ci vuole un New Deal, una politica di investimenti pubblici, che oggi sembra rivoluzionario. Poi lo fece un presidente degli Stati Uniti d'America, questa operazione, insomma, che era lungi dall'essere un comunista o, come dire, un rivoluzionario, però fece un'operazione che cambiò il corso della storia economica e che fece uscire da quella crisi e dalla grande depressione del 29 e via dicendo l'America e tutto il resto. Allora noi abbiamo bisogno di questo nel Mezzogiorno, ma abbiamo bisogno di questo e dobbiamo chiederlo a chi lo deve fare, cioè a un governo, a, diciamo, anche da una parte e a un'Europa dall'altra, che non possono essere solo quelli che vengono a fare gli esattori delle tasse o a mandare i militari quando diciamo bisogna fare altre operazioni, eccetera eccetera. Noi chiediamo invece che ci sia una vicinanza, un atteggiamento nuovo e diverso rispetto a questi territori, a questa realtà. E allora io sono convinto che, come dire, questo è un ruolo che noi ci dobbiamo dare, un progetto che dobbiamo costruire, sapendo che qui in qualche modo è necessario guardare anche oltre e guardare anche verso il Mediterraneo. Io penso che questo è un dato che rimane assolutamente imprescindibile. Noi non possiamo non pensare, non ricordarci di dove siamo, in quale punto geografico si trova questo territorio e, diciamo, di quello che rappresenta il Mar Mediterraneo, che certamente oggi è diventato una tomba, ma noi vorremmo che fosse un mare in cui invece ci fossero scambi, traffici, culture che si relazionano, persone che si scambiano, come dire, rapporti e via dicendo. Invece è diventata un'altra cosa e rischia di diventare ancora di più peggio se qualcuno, in modo anche scellerato, immagina pure interventi militari. Abbiamo sentito, ora hanno fatto marcia indietro, ma fino a qualche giorno fa due ministri di questa Repubblica, della difesa e degli esteri, hanno immaginato che l'Italia dovesse mettersi al centro con 5.000 uomini per andare in Libia per combattere. Poi non so se era la stessa, io ho immaginato quello che si diceva quando molti anni fa qualcuno disse che andavano in Grecia perché dovevano spezzare le reni alla Grecia, insomma, ed era finita come era finita. Insomma, io ho immaginato questo spettacolo, anche perché, insomma, noi non, insomma, un po' dovremmo, quando parliamo di certe cose dovremmo stare attenti, ma poi quando parlano alcuni personaggi che queste cose non le conoscono, non le sanno, mi sembra molto molto avventato. Mi pare che le cose, insomma, oggi siano tornate un po' su un altro livello e abbiano preso una piega diversa, mi sembra il minimo. Devo dire che, diciamo, anche queste cose ci fanno capire, come dire, la debolezza e l'impianto assai fragile su cui si regge anche
come dire, questa classe di governo che noi abbiamo in questo momento al governo del nostro paese. Allora io sto finendo, io sono convinto che anche in questo senso, anche perché il Sud possa essere questo, quello che è realmente, questa grande piattaforma proiettata nel Mediterraneo, e possa diventare sempre di più un territorio come è sempre stato nella sua storia, sempre è stato, non diciamo i barbari da un'altra parte. Ora abbiamo riscoperto i barbari, diciamo, in questi giorni con la vicenda che c'è stata con i tifosi olandesi, ma insomma, come dire, il Sud è sempre stato un'altra cosa nella sua storia: Magno Greca, Bizantina, Normanna, Aragonese, eccetera, eccetera. Però questo miscuglio ha generato anche una grande capacità di accoglienza. Noi siamo sempre stati così. Ci vogliono fare diventare in un altro modo. Salvini e Docet, da questo punto di vista, vorrebbero che noi ci mettessimo a respingere a me colpetti fuori quelli che arrivano e che sono diversi da noi, perché ci rubano il lavoro, dicono che non c'è, per la verità, o che perché ci prendono non si sa che cosa. Io insomma, da questo punto di vista, vorrei che invece il Sud riscoprisse questi suoi valori antichi, straordinari, questo patrimonio culturale che c'è in noi, di cui noi siamo i depositari, forse diciamo immeritatamente. E però questo grande patrimonio, insomma, di cui in qualche modo siamo portatori, questa grande eredità, noi dobbiamo riscoprirla, valorizzarla e rimetterla al centro anche di un impegno, anche di natura politica. Io sono convinto che, come dire, tutto questo significa ritornare a fare politica come strumento di servizio per i cittadini, per la gente. Significa riproporre un'idea della politica come elemento fondamentale che sia capace di dare voce ai territori e alle istanze sociali. Significa, come dire, dare risposte nuove a problemi che hanno questa radicalità, ma anche questa antica presenza nel nostro territorio. Io sono convinto che nel momento in cui diciamo che vogliamo ricostruire il Partito Comunista, se non ripartiamo da qui, non so e non vedo come possiamo immaginare una ricostruzione del Partito Comunista. Non può essere solo una declamazione, non può essere solo, diciamo, una rieducazione nostalgica di quello che, quanto è bello quello che è stato, e, come dire, vediamo se lo possiamo riproporre. Non è così, non sarà così, non c'è più. È una straordinaria eredità anche quella, un grande patrimonio, ma, come dire, dobbiamo sapere che noi, come dire, la ricostruzione del Partito Comunista la vogliamo fare e ci vogliamo provare non per quello che è stato il passato, ma per quello che deve essere il futuro. E nel futuro ci vediamo la possibilità di costruire un Partito Comunista capace di raccogliere forze e di riproporsi come soggetto, diciamo, in grado di essere motore, perché di questo parliamo, motore di processi politici, sociali, civili, culturali. E allora io credo che noi ripartiamo in questo ragionamento proprio dal Sud. E ripartiamo dal Sud sapendo che dobbiamo mobilitare tutte le risorse e le energie. Ho visto qui stamattina alcuni compagni che vengono da Reggio Calabria di Rifondazione Comunista, mi è fatto piacere vederli. Mi auguro che, come dire, abbiamo avviato un percorso che ci possa consentire, ci possa portare a, come dire, tornare insieme, a lavorare insieme per gli interessi più ampi, diciamo, più generali, che vogliamo rappresentare. Io sono convinto, e finisco, che certamente la questione meridionale rappresenta un elemento dirimente rispetto a quello che è il futuro di questo paese. E però io sono convinto anche che
la questione meridionale può essere un elemento dirimente anche come bussola fondamentale della nostra azione, del nostro orientamento, del nostro progetto politico. Per le cose che ho detto prima, sommariamente, perché appunto noi crediamo molto al fatto che da lì dipende non solo il futuro dei lavoratori, ma il futuro dei giovani meridionali. E quindi nel momento in cui abbiamo fatto alcune scelte, la scelta di essere comunisti implica degli impegni, degli obblighi. Stiamo dalla parte di chi soffre, di chi vive un'ingiustizia, di chi subisce un'umiliazione, di chi viene sfruttato, di chi ha bisogno di una voce per difendere i suoi diritti. Certamente non possiamo non impegnarci su questo fronte, ma proprio per questo noi comunisti dobbiamo stare dalla parte del Sud. E proprio per questo dobbiamo ricordare quello che diceva Antonio Gramsci nella sua lezione, che ha, diciamo, anche una grande attualità. Il Sud è l'emblema del fallimento del capitalismo italiano. Questo diceva Antonio Gramsci, lo diceva già negli anni 30. Per questo noi diciamo, io mi permetto di dire, che da qui più che altrove si può pensare di ripartire per ricostruire il Partito Comunista. Vi ringrazio.